Il sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari ha disposto un intervento urgente per convogliare le acque nere e bianche provenienti da via Diego Gatt nel cuore del centro storico cittadino, attraverso un'ordinanza per porre fine ad una serie di inconvenienti segnalati dai cittadini ed accertati dagli agenti della Polizia Municipale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nei giorni scorsi quando una quantità consistente di liquami provenienti dalla rete fognaria è fuoriuscita da un tombino ubicato nell'intersezione fra via Orlando e via Diego Gatt. L'area in questione per alcune ora è stata pervasa da un odore sgradevole e nauseabondo che ha fatto scattare le lamentele dei residenti. Il sindaco ha così disposto un intervento immediato per salvaguardare la salute dei cittadini e dell'ambiente circostante, predisponendo degli interventi per ripristinare la normale funzionalità del sistema di raccolta delle acque nere e bianche lungo il tratto di via Gatta. L'intervento di messa in sicurezza, si legge nell'ordinanza, è possibile solo mediante la realizzazione ex novo delle due reti per la raccolta delle acque reflue domestiche e meteoriche lungo via Orlando, per il ruolo regolare del flusso a valle, secondo quanto già previsto nel progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione ambientale, in parte già in atto nel centro storico cittadino. Dalla relazione effettuata dai tecnici dell'unità operativa prevenzione collettiva del distretto sanitario di Sala Consilina, sono emerse in maniera chiara le condizioni di precarietà e attuale pericolo igienico-sanitario creato dal fenomeno di fuoriuscita dei liquami fognari lungo le due strade. I tecnici del comune hanno evidenziato che la rete fognaria esistente in via Orlando è di dimensioni inadeguate per la ricezione dell'intera portata derivante da via Diego Gatta e che su questa strada si riversano anche tutte le fogne delle vie limitrofe.